Attualmente il più potente e il più pericoloso magistrato d'Italia per i cittadini è Giuseppe Ciccarelli, di 37 anni, romano. Il Ciccarelli è il più giovane, ma il più qualificato giudice togato di Pistoia che assolve la funzione di giudice tutelare, che apparentemente sembra l'ultimo dei giudici, perché anche i giudici onorari, gli avvocati, possono svolgere questa funzione. Il giudice Ciccarelli sta svolgendo in incognito una missione di Stato secretata dalla pubblica opinione. L'operazione non è stata studiata per proteggere gli interessi di Stato, ma per tutelare gli interessi personali di personaggi illustri, i quali stanno scrivendo la storia del paese in campo giuridico e politico, medesimandosi nello Stato. Giuseppe Ciccarelli è l'inviato speciale di Roma dei soggetti che possiedono il potere istituzionale. È stato affidato a Ciccarelli il compito di portare a termine la più grossa corruzione giudiziaria della storia della Repubblica Italiana, che è in corso presso il Tribunale di Pistoia. La procedura esecutiva immobiliare R44/01 e presso la Corte d'Appello di Firenze la causa civile RG4305/02 del Tribunale di Pistoia. Non stiamo parlando dell'ordinaria corruzione giudiziaria che ormai è davanti agli occhi di tutti, ma di una corruzione qualificata che coinvolge gli incarichi più alti dello Stato. Ed è di tale misura, se fosse scoperta, crollerebbe il pilastro più importante dello Stato, la magistratura, e lo stesso Stato diretto dai soggetti i quali dovrebbero sedersi sul banco degli imputati del Tribunale del Popolo. Solo il popolo avrebbe la competenza di giudicare i propri rappresentanti attuali, ai quali aveva dato fiducia, che non l'hanno meritato. Per queste ragioni era necessario ed indispensabile che siano coinvolti il Presidente della Repubblica e i personaggi che gestiscono la giustizia e la vita politica in questi casi di corruzione. Giuseppe Ciccarelli dà il proprio nominativo e la faccia all'operazione, ma dietro le quinte c'è un'organizzazione che opera sotto la protezione diretta del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che sta al vertice della piramide qui descritta. Abbiamo le prove documentali che il Presidente della Repubblica sia a conoscenza della corruzione almeno dal febbraio 2010, quando aveva ricevuto l'atto giudiziario notificatogli tramite l'ufficiale giudiziario di Pistoia. Prima che Giuseppe Ciccarelli fosse stato individuato e selezionato come il soggetto più adatto alla missione con il decreto ministeriale 21 luglio 2010. Giuseppe Ciccarelli è stato scientemente istruito prima di essere stato lanciato in campo nel 2012, dopo che gli veniva preparato accuratamente non solo l'ambiente di Pistoia, in cui il procuratore della Repubblica Renzo Dell'Anno lavorava sul progetto già dal 2008, ma tutto il contesto nazionale ed internazionale. Era fondamentale che l'organizzazione si protegga giuridicamente dalle denunce. Non è casuale il ruolo di giudice tutelare assegnato a Giuseppe Ciccarelli. Solo tale figura giuridica ha potuto permettere di togliere la valenza legale di ogni eventuale denuncia proveniente da privati, da associazioni di cittadini e da organi nazionali o sovranazionali per questo caso. Solo il Presidente della Repubblica ha potuto conferire a Giuseppe Ciccarelli il più ampio potere assoluto ed insindacabile di agire al di sopra della legge con competenze assolute riservate dalla Carta Costituzionale ad altri organi collegiali,
al di sopra di ogni organo amministrativo e di controllo costituzionalmente normativamente istituito. Solo il Presidente della Repubblica ha potuto sottrarre il Ciccarelli da qualsiasi regola e dall'applicazione della legge penale, civile, disciplinare e contabile. Giuseppe Ciccarelli ha ricevuto il potere arbitrario per modificare l'ordinamento giudiziario legittimo, revisionare le leggi dello Stato, controllare la conformità delle leggi alla Costituzione, quindi agire da legislatore e da Corte Costituzionale unipersonale, emettere diagnosi sanitaria di competenza della struttura del Ministero della Sanità, pronunciarsi sulla pericolosità sociale dei cittadini, di competenza del Ministero dell'Interno, di spostare le ricchezze economiche dei privati verso lo Stato, di competenza del Ministero delle Finanze, e verso i soggetti appositamente scelti, i quali sono stati reclutati perché erano necessari per l'operazione. A ciò si aggiunge il potere di acquistare, con soldi pubblici, l'integrità morale e professionale di soggetti i quali potevano pregiudicare la missione, di scegliere i propri luogotenenti, di istituire stato di schiavitù, di disporre della vita privata e sociale dei cittadini. Giuseppe Ciccarelli arriva e delegato al Presidente della Repubblica tramite nepotismo. È figlio di un prefetto morto di malattia che gli aveva permesso di ottenere lo status di orfano decaduto per servizio nel settore pubblico, con i conseguenti vantaggi economici e professionali legislativamente regolati. Non sappiamo ancora quali erano le prove prodotte dalla famiglia Ciccarelli che la malattia e la morte del padre erano causate da stress di lavoro. Giuseppe Ciccarelli è stato formato ed istruito dal più potente e più noto giurista e docente universitario, dal professor Sabino Cassese, il quale lo ha lanciato verso una carriera professionale brillante. Il Ciccarelli si laurea a 24 anni presso l'Università La Sapienza di Roma in giurisprudenza con il professor Sabino Cassese. I suoi interessi sono soprattutto il diritto amministrativo e bancario. Appena laureato, ottiene due cattedre presso la Sapienza di Roma e presso un'altra università. Ciccarelli svolge il tirocinio presso l'Avvocatura dello Stato, il quale è il più potente organo dello Stato. Ottiene l'abilitazione all'esercizio della professione forense e riceve incarico nell'ufficio legale della Consob. Nel 2010 il Ciccarelli vince il concorso per entrare nella magistratura e dopo 2 anni di preparazione è lanciato verso la prima missione in Pistoia. Sabino Cassese è amico personale di Giorgio Napolitano e di Carlo D'Azeglio Ciampi ed è stato uomo segreto del Partito Democratico al posto del Presidente della Repubblica nel 2013. Questo incarico avrebbe permesso al Cassese di dare continuità all'operato di Napolitano relativo alla tutela della corruzione giudiziaria e alla protezione diretta di Ciccarelli, di difenderlo dalle contestazioni le quali potrebbero arrivare dall'esterno dell'apparato, da privati o da associazioni di cittadini. Il professor Sabino Cassese è socio fondatore dell'organizzazione governativa IRPA, nella quale fa entrare il Ciccarelli come socio. È socio dell'IRPA anche Giulio Napolitano, il figlio di Giorgio Napolitano, che è un'ulteriore garanzia del legame collaborativo tra Cassese, Ciccarelli e il Presidente della Repubblica. Il professor Cassese ha svolto anche un ruolo politico come ministro della funzione pubblica. Quindi il Cassese colloca diversi suoi studenti laureati, soci dell'IRPA, presso il Ministero della Funzione Pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
o in altre funzioni di chiave, il che impedisce che da tali organi fondamentali per il controllo amministrativo potesse arrivare un pericolo per la missione di Ciccarelli. Sabino Cassese è anche giudice della Corte Costituzionale, dove opera con Luigi Malzella, l'Avvocato Generale dello Stato. Dal 2012 l'Avvocatura Generale dello Stato assiste, e molto male, tutte le istituzioni nella procedura amministrativa teatro del TAR Lazio intrapresa dal Procuratore della Repubblica di Pistoia, Renzo Dell'Anno, il quale è riuscito con inganno a riavere il posto negatogli dal Consiglio Superiore della Magistratura, presieduto da Giorgio Napolitano. Il Ciccarelli collabora con il Dell'Anno in Pistoia, lo tutela davanti all'autorità giudiziaria competente per giudicare sui magistrati toscani, Genova, e pulisce il nominativo di Dell'Anno, screditando la persona che lo denuncia da anni per gli stessi abusi per i quali il CSM, almeno di apparenza, non avrebbe voluto vedere il Dell'Anno nell'incarico del procuratore capo di Pistoia. È giudice costituzionale anche Giorgio Lattanzi, il quale, nella sua funzione di giudice della Cassazione, si è prestato a togliere dall'applicazione della legge penale il ragioniere Massimo Morini, pluripregiudicato e pluriarrestato, perito del tribunale e già giudice tributario di Pistoia, nella procedura penale RG 2797/03 della Procura di Pistoia. Tale Morini è anche l'esecutato della procedura RE 44/01, in cui interesse economico si sta svolgendo la corruzione giudiziaria. In cambio dei favori economici e personali ricevuti dal Morini, il Dell'Anno ha assegnato un ruolo fondamentale e determinante al Morini nella missione di Ciccarelli, finalizzata per coprire anche il secondo caso di corruzione giudiziaria in corso e quelli precedenti già conclusi. Non sappiamo se il giudice costituzionale Paolo Maria Napolitano fosse in rapporto di parentela o meno con Giorgio Napolitano. Sappiamo però che lavora presso la Corte Costituzionale anche il giurista e consigliere presso il Consiglio d'Europa di Strasburgo, Andreana Vitaliano, figlia di Antonio Esposito, diventato famoso per la sentenza di Berlusconi. Andreana Vitaliano è la nipote di Vitaliano Esposito, già procuratore generale della Cassazione. Vitaliano Esposito si è prestato a non procedere disciplinarmente per gli esposti a lui presentati relativi ai casi di corruzione giudiziaria a carico dei magistrati di Pistoia e della loro copertura genovese. Probabilmente si deve alla mano di Andreana Vitaliano che nel 2013 il Consiglio d'Europa, senza motivare la decisione e intimando il ricorrente di non rivolgersi più ad esso, ha dichiarato inammissibili i ricorsi ben documentati, i quali erano dichiarati ammissibili dal 2006 e per i quali il Consiglio d'Europa aveva aperto 13 procedure contro l'Italia per la violazione di diritti fondamentali del ricorrente. Anche il giudice penale di Pistoia, Maria Elena Mele, operava presso la Corte Costituzionale prima di essere stata scelta stretta collaboratrice di Ciccarelli per la missione. Anche il segretario generale della Corte Costituzionale, Carlo Visconti, già segretario generale del CSM, è a piena conoscenza dei casi di corruzione. Nel 2013 Giorgio Napolitano ha nominato il già presidente della Cassazione, Ernesto Lupo, andato in pensione, dirigente dell'ufficio legale, al quale è demandato il compito di provvedere per i ricorsi e per le istanze presentate al presidente della Repubblica.
Ernesto Lupo è pienamente coinvolto nella corruzione giudiziaria a seguito della propria funzione precedente, quindi lo stesso prende decisioni, se le prende, visto che nessun provvedimento è mai stato comunicato a ricorrente, con il ben immaginabile risultato che può produrre un soggetto che opera in conflitto di interesse. È ovvio che Ernesto Lupo favorisce il suo presidente, il quale gli aveva assicurato il potere fino alla morte, e i suoi colleghi magistrati. Il caso sopra descritto fa sì che i soggetti soprannominati siano diventati ricattabili, quindi non più idonei a svolgere funzioni pubbliche, non solo dai soggetti i quali avevano ottenuto dei vantaggi economici milionari, protezione personale per non aver dovuto rispondere per i reati palesemente commessi, ma sono diventati ricattabili anche dall'ultimo cancelliere, agente delle forze dell'ordine, libero professionisti, i quali si sono associati ai casi della corruzione giudiziaria in corso e da quelli già conclusi. Il potere pubblico descritto nel video rappresenta il caso concreto di corruzione descritta in generale nel libro dell'attuale procuratore generale di Palermo, Roberto Scarpinato. Roberto Scarpinato non indica con il nominativo chi fosse il principe che dirige il sistema di corruzione italiano. Nel caso concreto, il principe del potere si può agevolmente identificare o nell'attuale presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, il quale va e viene, o nel professor Sabino Cassese, il quale rimane sempre nel suo posto fino alla morte, come il Papa. È sicuro che i due soggetti operano in simbiosi, facendosi forte del loro potere e tramite il luogotenente Giuseppe Ciccarelli. Non è necessario fare i nominativi di magistrati e di altri soggetti i quali fanno carte false da decenni, perché loro eseguono solo gli ordini costituenti reati, mettendo la faccia sotto la protezione giuridica personale del presidente Napolitano. Contestiamo pienamente il detto popolare: tutti colpevoli, nessuno è colpevole. La Procura della Repubblica di Roma non solo non ha provveduto per la querela presentata a carico di Giorgio Napolitano il 19 luglio 2013, ma ha bannato la posta PEC del denunciante, come lo avevano fatto quasi tutte le autorità giudiziarie ed istituzioni, sicuramente a seguito delle disposizioni arrivate dall'alto. Quelle che non l'avevano fatto seguono le direttive di omertà ripartite dall'alto. Il Giuseppe Ciccarelli, facendo carte false, ha disposto di togliere l'efficacia legale di tutti gli atti presentati alle autorità giudiziarie e alla pubblica amministrazione dall'autore di questo video, dopo che l'aveva dichiarato totalmente incapace di intendere e volere, con pericolosità sociale, senza alcun accertamento sanitario, ritenendolo affetto di menomazione fisica, mentale, psichica e sensoriale, in coma irreversibile, almeno fino al 2 settembre 2018. Questa tattica è stata studiata per togliere l'attenzione dalla corruzione giudiziaria e per spostarla alla persona del denunciante, dal quale il potere aspetta che si difenda dal provvedimento di inabilitazione inoppugnabile ed irrevocabile. Altresì, il Ciccarelli ha tolto la capacità giuridica a tutti i soggetti, privati, associazioni di cittadini, organi della pubblica amministrazione, per la tranquillità giudiziaria degli autori della missione. L'unico soggetto abilitato ad agire è l'avvocato Ettore Nespoli di Prato, l'ultimo luogotenente di Ciccarelli, il quale sostituisce la persona dell'autore del video. Il Ciccarelli ha ordinato a Nespoli di non fare nulla
e di bloccare la situazione giuridica della vittima diretta della corruzione giudiziaria. È in corso il giudizio sulla richiesta di vietare l'accesso all'internet e il sequestro di tutti gli strumenti informatici dell'autore di questo video nei procedimenti penali RG 5701/12 e 14019/12 della Procura della Repubblica di Genova, in cui in Nespoli assolve la duplice funzione dell'amministratore di sostegno e l'avvocato di fiducia, come è stato disposto da Ciccarelli. Allo stesso tempo, il Nespoli impersona l'autore del video, che deve difendersi dagli abusi di chi aveva scelto il Nespoli anche per tutelare se stesso. Nel caso di specie, la prima parte offesa dai reati di corruzione è lo Stato, che si identifica nel popolo e non nei suoi rappresentanti. Quindi questo video, prima di tutto, è destinato al popolo, al quale chiediamo di diffondere il link, essendo disposto il silenzio stampa sul caso. Tutti i cittadini sono potenziali vittime e non sappiamo quale sarà la prossima missione di Giuseppe Ciccarelli. Comunichiamo pubblicamente al Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che lo riteniamo personalmente responsabile per l'accaduto, avvisandolo se qualsiasi cosa succeda all'integrità fisica, mentale all'autore di questo video o della famiglia di esso, ne sarà responsabile. Signor Presidente, dovrà altresì rispondere per i danni economicamente subiti a seguito dei suoi silenzi, quindi le chiediamo già da ora di mettersi in contatto con noi all'indirizzo che lei conosce. Non vogliamo essere le prossime vittime di Giuseppe Ciccarelli, da cui operato biennale è già scappato il morto.